Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Se sei un nuovo iscritto, se per caso sei capitato qui sul mio canale, mi presento, mi chiamo Ambra, sono una makeup artist e qui sul mio canale mi vedrai parlare di makeup, benessere e soprattutto proclamare il self love. Il weekend è finalmente arrivato e con sé voglio che porti un po' di gioia, spensieratezza, allegria e per questo ho deciso di proporvi un nuovo episodio di Truccatrice reagisce a. Il primo episodio ha avuto un buonissimo riscontro dove reagisco al tutorial di Adriana Spink. Se non l'avete visto vi lascio il link e al termine di questo video potete andare a recuperarlo. Ho quindi deciso di riproporre questo format in maniera tale da insomma divertirci insieme nel corso delle settimane. Ovviamente nel primo video ho fatto un bel disclaimer in merito a quella che è la mia intenzione con questo format. Non intendo offendere, giudicare nessuno, non è nella mia natura, semplicemente andremo a guardare insieme dei tutorial di personaggi famosi, influencer e andremo a reagire al loro tutorial. Prima di iniziare vi ricordo che il modo migliore per supportarmi è iscrivervi al mio canale YouTube e lasciare un bel like sotto questo video. Oltretutto mi dimentico sempre di ricordarvi l'importanza di attivare la campanella, così ogni volta che esce un mio video riceverete subito una notifica. Bene, nuovo giro, nuova corsa per questo nuovo episodio di Truccatrice reagisce a, e la protagonista di questo nuovo episodio, vi do qualche indizio, è italiana, è un'ex modella, è una presentatrice televisiva e sto parlando di Alessia Marcuzzi. Cosa fa Alessia? No vabbè. Da quando ho deciso di iniziare questo format ho girato tanto sul web trovando delle perle di inestimabile valore, tra cui su Instagram un tutorial di Alessia Marcuzzi. Secondo voi potevo farmi sfuggire l'occasione di mostrarvelo e reagire insieme? Io direi proprio di no, anzi direi di iniziare subito. Io mi sono anche preparata una bella tisana che mi aiuterà ad allietare questa reaction. Vai Alessia, non deludermi. Ho qualche consiglio per voi, visto che me l'avete chiesto, se volete sembrare non truccate. Una cosa un po' diversa dal solito, visto che io faccio un trucco veramente, cioè praticamente l'unica cosa che metto, oltre al fondotinta e a questo rossetto, però vi dico quello che uso io. Allora, io uso sempre il rossetto, perché secondo me, avendo una bocca grande e degli occhi piccoli, io voglio esaltare la cosa più, diciamo, la cosa che si nota di più. Sembrerà strano, perché uno dovrebbe fare il contrario, invece secondo me uno il proprio difetto, il proprio pregio, mettiamola così, lo deve esaltare. Quindi io metto rossetto, in questo caso questo è un Dior. Allora, fermate il gioco perché Alessia sta partendo dal rossetto, non lo so, magari sta facendo una challenge, mi trucco al contrario, ma... Vabbè, Alessia inizia dal rossetto. Sono molto d'accordo sul suo ragionamento, è normale che noi abbiamo la tendenza ad enfatizzare quelli che sono i tratti caratteristici del nostro volto che ci piacciono maggiormente. Nel suo caso lei dice di amare le sue labbra perché sono carnose rispetto ai suoi occhi che vede piccoli, quindi va ad enfatizzare le labbra. Magari chi ha delle labbra meno carnose preferisce i suoi occhi perché sono belli profondi, preferirà ovviamente enfatizzare gli occhi, quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto di andare a puntare su ciò che più ci piace del nostro viso. Assolutamente, ragionamento corretto, brava Alessia, un punto. E lo metto col dito perché secondo me mettendolo col dito si mette meglio sulla bocca e è meglio. Non mi piace l'effetto della matita che definisce tutto, quindi mi sembra anche che io abbia le labbra più idratate. Se avete delle belle labbra carnose già ben definite, andare a picchiettare col polpastrello un po' di rossetto sicuramente va a darvi quell'effetto chic, elegante, molto naturale. Questa è una cosa che fanno tantissimo anche le coreane, che fanno questi look molto naturali. Ovviamente l'applicazione di una matita labbra vi aiuta nel caso in cui, ad esempio come me, non abbiate delle labbra carnose o se le vostre labbra non sono simmetriche, vi aiuta a correggerle e a dargli ovviamente una sinuosità maggiore. A questo punto col dito sporco già di rossetto vado ad affondare dentro questo farding crema, questo creme cheek color blasé di Laura Mercier, e lo metto sulle guance così, tac 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 tac, un po' qui, ecco qui, un po' sul naso, un po' anche sugli occhi.
Col dito sporco di rossetto va a prendere blush, lo applica sulle gote, un po' sul naso e sugli occhi. Effettivamente questo l'aiuta a matchare meglio blush e rossetto, quindi avendo un po' di, diciamo, rimasuglio sul dito, vi dà quell'effetto di look monocromatico. E non so se Alessia l'abbia fatto con questa consapevolezza oppure no, però è un'ottima dritta. Prendo il pennello, mischio questi due colori di Sisley che sono il 2+ e il 4, però quasi tutto 2+ per me che ho la carnagione chiara. Ci metto un pizzico di questo che è 4, pizzico, 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 mischio e col pennello vado piano piano, aspettate che non vedo più, ecco, ad amalgamare tutta la pelle, ecco qua, sto guardando sia il telefono che lo specchio, non so se vedete, ora con questo filtro devo dire che ho una pelle pazzesca, però la fa, questo fondo devo dire che lo fa anche. In che senso? Cioè... ci siamo messi il blush, lo abbiamo addirittura matchato col rossetto e poi andiamo a coprire giustamente tutto col fondotinta. No, Alessia, no. No, da mettermi là. No, io non ti devo insegnare niente, Rasi. Trovo che non abbia molto senso andare ad applicare il blush e poi il fondotinta, perché andiamo ad eliminare il passaggio precedente. Quindi se volete applicare un fondotinta su tutto il viso, il mio consiglio è prima il fondotinta, poi il blush. Applicare il blush su una pelle nuda è utile quando non dovete applicare fondotinta, avete già una bella pelle e quindi andate ad applicare il blush e poi magari con un correttore andate a correggere qualche brufoletto, qualche imperfezione. Ma applicare il blush e poi il fondotinta, poi dovete riapplicare il blush perché ovviamente va a coprire tutto, anche con i fondi leggeri, face and body, quindi questo passaggio non l'ho capito onestamente. Ecco, vi faccio capire, vedete, questa è una tazza, ok, una tazza con dei cactus. Voi vi starete chiedendo perché c'è un ananas qui sopra. Ecco, non c'entra niente, esattamente come mettere il blush prima del fondotinta. Proseguiamo. Appunto, siccome come noterete ho le ciglia che sono no bianche di più, queste le tingo addirittura perché sono biondissima, devo andare subito a scaldare le sopracciglia e a farle ancora più scure perché comunque almeno gli dà un po' di intensità all'occhio. Mi sono sentita confusa in tutto ciò. Allora, Alessia ha iniziato a parlare delle ciglia e poi ha iniziato a truccare le sopracciglia. Vabbè, sta truccando le sopracciglia, proseguiamo, non voglio insomma incasinare ancora di più. Aspetta che allargo qui così vedete bene. Vedete voi un po', ok. Poi metto sopra questa specie di mascara di Dior che è posta per le sopracciglia, che comunque gli dà molto colore. Ho preso un colore che è un po' rossiccio, comunque ha dei toni del rossiccio, perché io di base sono un biondo tiziano, un biondo rosso. E poi, a questo punto, mascara. Perché devo assolutamente colorarle. Provo a truccarmi da qua, giusto? È vero, quando fanno i tutorial del trucco si guardano qui. Oddio, che impressione. Ah, ho paura di farmi male. Però ogni tanto faccio la tintura delle ciglia, devo dire la verità, perché almeno così non ho bisogno di mettere il mascara. Io non le piego le ciglia, perché a me piace l'effetto naturale. E se le curvo troppo mi fanno l'effetto bambola assassina. Raga, io mi... Quindi io sono Chucky in questo modo. Ciao, mi chiamo Chucky e fino alla fine tuo amico sarò. Oplala. Non lo so, Alessia. Mi sento male. Ah... Activia! Questo è più carino, ma sono dimenticata una cosa fondamentale. Se vuole dare intensità all'occhio, io metto sempre come se fosse un kajal la matita per gli occhi dentro, nera. Questo è un passaggio che faccio prima del mascara. Adesso mi sono dimenticata, ma lo faccio subito. Insomma, vabbè, meglio farlo prima. Così, di qua e di qua. Aspettate che è vicino. Ah, c'è Brownie che baia di... Oddio, questo mi fa proprio paura, però farlo senza guardarmi allo specchio. Comunque mettete la matita nera dentro come se fosse il kajal e vi dà un sacco di intensità.
Ok, dopo Chucky la bambola assassina ci siamo ripresi con questa dritta del tight liner. Andare a riempire la rima ciliare interna superiore del vostro occhio otticamente vi dà quell'effetto di sguardo più profondo, perché le vostre ciglia sembreranno più folte e più lunghe. Quindi assolutamente, se avete un po' di praticità o insomma anche se volete iniziare, prendete un po' di coraggio, vi consiglio di farlo, perché fa davvero la differenza anche nei make up look più semplici, dove andate ad applicare solo il mascara. Delicatissima. Procediamo. Delle lentiggini finte con la matita marrone, perché questo, che ne so, mi dà l'idea che uno abbia preso un po' di sole, che sia in salute e che non si sia truccato. Così sciogliere i capelli. Adesso sciolgo i capelli, cioè li ho già sciolti, ho levato le mollettine orrende, però devo allargare, se no non mi vedete bene. Ma questo è il trucco, e quindi lo vedete che è molto proprio semplice. Però da lontano sembra quasi che io non sia truccata, no? Così, mia mia, non si possono guardare, ma voi fate finta anche di questo, trucco non trucco, capelli non capelli, no? È tutta una cosa un po' a coprire così, ecco. Vabbè, ci siamo capiti. Ciao. Allora, lentiggini. Le lentiggini possono aiutarvi sia a dare l'idea di un make-up naturale. Il mio consiglio, se ad esempio applicate il fondotinta con una beauty blender o il correttore, è di prendere poi la stessa spugnetta e andare a picchiettare un po' sul naso, oppure eventualmente anche col polpastrello andare a pressare un pochino in maniera tale da ammorbidire il tratto della matita e andare a fondere un po' meglio con la pelle, altrimenti si vedranno le strisciate della matita e non è molto bello da vedere. Quindi se andate a disegnare con la matita, poi andate a pressare proprio per andare a sfumare i contorni. Bene raga, questo secondo episodio di Truccatrice Reagisce avvolge al termine. Se vi siete persi il primo episodio dove reagisco al tutorial di Adriana Spink, mi raccomando, correte subito a vederlo. Come sempre sotto ogni video aspetto i vostri commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa make up routine di Alessia Marcucci e lasciatemi un bel like se volete altri video di questo tipo. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo video e vi ricordo, se volete supportarmi, il modo migliore per farlo è iscrivervi al mio canale YouTube, lasciate un bel like e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Se avete il piacere, venite a seguirmi anche su Instagram, dove mi trovate come Ambra Jess Makeup. Io spero tantissimo di vedervi anche nel prossimo video. Per ora vi saluto, vi mando un grosso, grossissimo bacio. See you soon!